Buonasera a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della libreria Ricostruire senza sosta la speranza. È davvero strano adesso, in un periodo ormai che dura da diversi mesi, dove siamo sempre in presenza con tanto pubblico in galleria, ritrovarsi di nuovo come un anno fa su StreamYard, sempre in collegamento sul canale YouTube della libreria Bocca, dove appunto vi invito a iscrivervi per ricevere le notifiche dei tanti incontri, perché ricordo che la Social TV è un incontro quotidiano da domenica a giovedì e proseguiamo fino al 12 di dicembre. E poi ritorneremo dopo l'Epifania, ragazzi. Poi la libreria ovviamente ha bisogno anche della mia presenza per dar retta ai clienti che entrano. Per quarte di copertina dell'editore Iacabuca, autori da vetrina, sono qui oggi in compagnia di Francesco. Ciao Francesco Brusco, come stai? Ti sei tolto l'audio? Eccolo, ora Eccoci qua. dimmi. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Giorgio, grazie. Ciao. Buonasera. Insieme a noi ovviamente c'è sempre lei di Iacabuca, Ciao. Chiara Palumbo, che è un po' la mia spalla in questi incontri editoriali. Onorata e molto contenta. Allora, brevemente, siamo qui ovviamente per parlare di una nuova edizione, una nuova pubblicazione, un nuovo progetto editoriale, La voce del padrone, Francesco Brusco, suoni e racconti degli studi di registrazione. Allora, Francesco, tu sei giovanissimo, posso dirlo, hai 3 anni meno di me, quindi classe 78 di Modena, scrivi di musica sul Manifesto e su riviste di settore, hai pubblicato tantissimi libri, tra cui appunto il Sergente Pepper del 2017, Revolution, il 68 dei Beatles 2018, Faber nella bottega di De André, Guccini, frammenti di un discorso musicale, oltre al romanzo umoristico Supplenti, scritto con Martina Mengoni e Valentina Nappini. Come musicista hai anche inciso con il trio La Nua, giusto? Sì, La Nua. giusto. Okay. Due album. Ascolta Francesco, la prima cosa che mi viene in mente guardando la copertina del tuo libro, nostalgico come me, io frequentavo la galleria Vittorio Emanuele ai tempi della voce del padrone, che era nell'attuale posizione che oggi vede Swarovski. E poi 12 anni fa, girovagando alla ricerca di un appartamento da comprare a Milano, nel viale che porta in Piazzale Loreto, entrai con mia moglie in un palazzo e dentro c'era una costruzione industriale tipo loft che era stata rimessa a posto e vidi all'interno di questa appunto costruzione degli anni 30 un appartamento che poi non comprai, ma sul pavimento di questo cortile c'era lo stemma della voce del padrone, perché quelli erano gli studi di registrazione della voce del padrone. Beh, peccato che tu non abbia finalizzato l'acquisto. Sarei venuto a trovarti volentieri. Però vedi una copertina, quanta apertura fa un personaggio come me, che comunque naviga poco nel mondo della musica, ma mi ricordo perfettamente il negozio in Galleria Vittorio Emanuele, andavo sempre e c'era poi questa bellissima insegna, appunto, che vediamo anche nella tua copertina. Raccontaci un po' com'è nata questa pubblicazione e quando? Perché poi appunto siamo in presenza di un libro appena uscito, appena stampato. Chiara me l'ha portato circa un mesetto fa. Sì, il libro è uscito a maggio, mi sembra, a maggio di quest'anno, ed è stato concepito, insomma, poco prima. Abbiamo iniziato a lavorarci verso la fine dell'anno scorso, anche se ovviamente le ricerche sono un po' più datate. I libri precedenti che tu hai nominato prima erano un terreno di ricerca che piano piano hanno condotto a questo tipo di pubblicazione, perché erano quasi tutti abbastanza fondati sulla produzione discografica in studio, e quindi a un certo punto è stato anche naturale un po' tirare le somme e fare un discorso generale sulla produzione italiana, quantomeno di un certo periodo, quindi
grosso modo dalla metà degli anni 60 all'inizio degli anni 90, che è un po' il periodo d'oro della produzione italiana, sia dal punto di vista artistico, sia da quello economico degli investimenti e sia infine da quello produttivo, perché è caratterizzato dalla produzione cosiddetta in analogico, quindi quando si registrava in studio su un nastro e non in digitale. Sì, infatti nella quarta di copertina leggiamo appunto che le loro memorie, quindi l'epoca d'oro, come hai detto te, degli anni 60 all'avvento del digitale, e praticamente qui attraverso testimonianze dei protagonisti, dei produttori, dei tecnici, degli assistenti, di tutti quelli dietro le quinte, attraverso appunto le loro memorie noi ripercorriamo un po' l'evoluzione della produzione in studio. Le cui conseguenze sono un tempo artistiche, tecnologiche e sociale. Tu che hai avuto modo di partecipare a una, no, tu sei un po' giovane, mi sa che sei un po' giovane, però hai avuto modo di partecipare a una registrazione, forse sì, perché fino all'avvento del digitale, a una registrazione tradizionale, a una registrazione invece contemporanea, mettiamola così. Le differenze. No, purtroppo non ho avuto modo di partecipare alle registrazioni tradizionali in analogico. Okay. Non solo per questioni di età, ma anche per questioni di merito. 78. Ho inciso un paio di album che tu citavi prima in digitale, però comunque quello che mi interessava anche nel momento in cui siamo stati in studio a incidere questi due album, era capire quanto della tecnologia e della grammatica musicale che è in uso oggi presso gli studi digitali sia in realtà ereditata dal sistema analogico, quindi tutti i vari procedimenti di registrazione in multitraccia, l'editing, la suddivisione delle fasi di produzione in studio e anche la suddivisione degli ambienti è qualcosa che in realtà nasce in quest'epoca e quindi si cristallizza in un certo senso e supera il passaggio da analogico a digitale. Quindi molte delle cose che sono state sviluppate negli anni che sono oggetto del libro in realtà sopravvivono ancora oggi, indipendentemente dalla tecnica di registrazione sul supporto. Ecco, e tra le varie persone che hai incontrato, che hai intervistato, che probabilmente loro l'hanno invece vissuto questo passaggio, quali sono state le opinioni generali, se possiamo? Allora, dipende da che punto di vista, se da quello musicale o per così dire della storia orale, di come questi protagonisti hanno raccontato quegli anni e delle varie versioni che ne hanno date. La cosa particolare, secondo me, al di là del discorso tecnico, è quanto loro in realtà abbiano da una parte abbiano nostalgia di un momento della loro vita in cui la nostalgia non era permessa, era un momento in cui si pensava soltanto al futuro, tutta l'evoluzione musicale che loro hanno seguito era diretta verso il futuro e quindi c'era molto poco di quel fenomeno di retromania che invece ha preso piede negli ultimi anni, per il quale noi viviamo di vecchie pubblicazioni musicali, di riedizioni, di riutilizzo del vecchio materiale musicale, anche dei vecchi sistemi di registrazione. Oggi un po' c'è il ritorno dell'analogico sia sotto forma di vinile, sia anche dal punto di vista della pratica in studio, un po' perché si dice che il suono sia più caldo, sia migliore, un po' anche probabilmente per feticismo e appunto per nostalgia. Sì, anche per il vinile, il gracchio della puntina sul vinile dava comunque un po' di... era quel rumore sottofondo della riproduzione audio che però piace, quindi è un po' come un pavimento in parquet quando scricchiola,
comunque è una sensazione bella, è particolare. Io adesso in libreria 5 anni fa ho fatto mettere una pedana in legno, mi piace molto quando la gente cammina sopra e c'è quello scricchiolio, un po' come nelle case vecchie, nonostante il pavimento sia nuovo e quindi non è che stia per crollare. Senti, all'interno del volume ci sono tantissimi interventi, c'è la prefazione di Franco Fabbri e contiene interviste di Mauro Pagani, Alessandro Colombini, Vince Tempera, Alberto Radius, Ellade, Bandini, insomma, di tutti questi personaggi, cosa li hai intervistati anche tu in prima persona? Li hai incontrati e parlati? Alcuni sì, altri, come capirai, soprattutto visto il periodo, sono stati incontri a distanza, quindi al telefono, su Zoom, tutti i dispositivi che abbiamo imparato a utilizzare dalla DAD in poi, anche perché i tempi di lavorazione sono stati abbastanza compressi, come Chiara saprà, quindi è stato condensato nei 2 mesi, da dicembre a febbraio dello scorso a febbraio di questo anno, e quindi non c'era nemmeno il tempo materiale per incontrare tutti di persona. È stato un susseguirsi abbastanza frenetico. Sì, di persona, certo punto, comunque via social, però c'è un dialogo, c'è una conversazione, quindi comunque... Sì, anche perché poi per fortuna con alcuni c'è stato un incontro di persona, con altri c'era stato prima e quindi le telefonate ribadivano alcune cose che ci eravamo già dette e altri argomenti che ancora non avevamo affrontato. Però la cosa interessante è stata la successione delle varie interviste, perché a un certo punto hanno iniziato a richiamarsi a vicenda, quindi ti capita di intervistare magari un chitarrista che ti dice però di questa cosa te ne parlerà meglio il bassista, che a sua volta ti rimanda al fonico, al batterista. Quindi un'agenda in via di sviluppo che a un certo punto abbiamo dovuto fermare prettamente per motivi di tempo. Certo. E tra le varie testimonianze che hai raccolto, a te personalmente qual è che è stato l'aneddoto più particolare, quello che ti ha colpito di più? Ce ne sono stati tanti, è difficile scegliere, mi hanno colpito molto... Raccontacene qualcuno, quelli che ti sono rimasti più in memoria. Li raccontano... Magari anche aneddoti non scritti, c'è qualcosa che poi non è stato trascritto nel libro o è stato tutto poi raccontato? C'è qualcosa che non poteva essere trascritta, ma per lo stesso motivo non può neanche essere raccontata, quindi... E così ci lascia da gola, però. Neanche senza far nomi, vabbè. Raccontaci qualcos'altro. No, sono stati, allora, per me, da musicista o aspirante tale, sono stati interessantissimi soprattutto i racconti dei turnisti, quindi dei musicisti che fino a un certo punto sono stati dietro alle quinte, che quindi... Non vengono spesso chiamati in causa, perciò hanno molto da raccontare e hanno anche molti meriti da recuperare nella creazione musicale. Quindi qualsiasi racconto delle grandi produzioni di quegli anni era particolarmente interessante. Io penso soprattutto alle testimonianze che mi ha dato Ella De Bandini, perché è un musicista che, avendo partecipato a qualcosa come 1500 registrazioni, ha veramente vissuto in prima persona quegli anni e quegli artisti, ha collaborato con De André, Mina, Guccini, Branduardi per oltre 50 anni, quindi è una vera e propria memoria storica, ma così anche Mauro Pagani, che è stato uno dei primi a essere intervistati, o Alberto Radius, che... nel libro ci parla dello studio in cui incidevano i primi dischi di Battisti, che era praticamente un cinema parrocchiale del quartiere Rogoredo, dove nel corso del fine settimana venivano proiettati film per i bambini e dal lunedì
si mettevano gli strumenti sul palco e si lavorava con Battisti. A proposito di parquet scricchiolanti, lui mi faceva notare come sul finale del pezzo di Battisti, Il tempo di morire, si senta il parquet, o più che parquet, le assi di legno che ricoprivano questo cinema parrocchiale scricchiolare sotto i piedi di Lucio Battisti che batte il tempo. Quindi ci siamo ricollegati al tuo parquet scricchiolante. Vai Chiara, se tu hai qualche domanda da fare al nostro ospite, a Francesco. No, sì, ero concentrata sul parquet che scricchiola sotto i piedi di Battisti, perché mi sembra che sia molto interessante, cioè che poi alla fine abbia qualcosa a che fare un po' con questo effetto nostalgia di cui tu dicevi, però anche con l'idea del farsi delle cose, no? Forse il motivo per cui ci piace così tanto è proprio perché si sentivano le cose mentre succedevano. E in questo senso, prima di farti delle domande che più tecniche in realtà avevo in mente, volevo tornare un attimo indietro, nel senso che tu fai una cronistoria della produzione musicale che parte veramente da lontano, però ti concentri in quei 20 anni tra il 65 e l'85 circa, e allora volevo un po' stuzzicarti su questa cosa dell'effetto nostalgia, nel senso, ok, genericamente per chi non l'ha vissuta o per chi l'ha vissuta ma l'ha vissuta magari soltanto da fruitore o più o meno giovane, passa come l'epoca d'oro degli studi di registrazione, ma ci specifichi un po' questa cosa, cioè perché, in che senso, che cosa è successo in particolare in quel momento, al netto delle persone, delle figure, degli artisti, tu ne hai menzionato qualcuno e tanti altri nomi si potrebbero fare, ma che cosa ha reso quegli anni lì, gli anni topici da questo punto di vista, per chi non c'era? Beh, non c'ero neanch'io, specifichiamolo sempre. Sì, ma però... E questo lo sappiamo, perché se... È vero sapere... che quando ci si appassiona a qualcosa, ci si entra dentro e sembra di averlo vissuto. Abbiamo, ad esempio, delle passioni musicali comuni, ogni tanto mi dimentico che io non c'ero in quegli anni lì, lo so tu. Sì, comunque, per rispondere alla tua domanda, innanzitutto quello che ha reso quegli anni, come dicevamo prima, gli anni d'oro, è stato appunto l'oro, quindi gli investimenti economici, il boom economico di cui l'Italia è stata protagonista a partire quantomeno dall'inizio degli anni 60. Quindi è stata una convergenza cronologica in cui, come spesso succede, si sono ritrovati assieme grandi investimenti, una voglia di ripartire anche nel settore musicale. È un settore musicale che allo stesso tempo ha iniziato a guardare anche ad esperienze un po' più recenti. Fino al secondo dopoguerra il panorama musicale italiano era abbastanza asettico ed era dominato più che dalle case discografiche, ancora dagli editori. Qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo su cosa significa mercato editoriale e mercato discografico, però... Per semplificare, possiamo dire che gli editori avevano tutto l'interesse a commercializzare la musica, innanzitutto sotto forma di carta stampata, quindi di spartito, e anche la stessa musica veniva un po' suddivisa tra vari interpreti, c'erano molti meno autori che interpreti, e quindi anche su disco finivano per girare un po' sempre le stesse canzoni rifatte all'infinito da tanti interpreti, e c'era una divisione molto netta appunto tra l'interprete, quindi il cantante, e l'autore. Questa situazione inizia ad affievolirsi proprio all'inizio degli anni 60, che guarda caso vedono la nascita dei cosiddetti cantautori, un termine che è stato coniato proprio in quegli anni lì per spiegare un fenomeno che in Italia era del tutto nuovo. Oltre ai cantautori, chiaramente alla fine degli anni 50 dall'America arriva il rock and roll, e intorno al 1963 dall'Inghilterra arriva la British Invasion guidata dai Beatles. Musiche che portano con sé anche delle tecniche di registrazione ben precise e che quindi iniziano a creare un nuovo panorama musicale anche in Italia.
Per quanto riguarda le influenze dall'America, non c'è soltanto un'influenza del prodotto musicale, ma appunto, come dicevo prima, ci sono investimenti abbastanza importanti che raggiungono l'Italia con gli ultimi scampoli del piano Marshall e che sono gli investimenti alla base della creazione di quel grandissimo studio di registrazione che era lo studio della RCA a Roma. Nella periferia romana, in via Tiburtina, uno studio voluto e fortemente sponsorizzato e anche controllato dal Vaticano e da Papa Pio XII in persona, che a colloquio col presidente della RCA americana arrivò ad esigere l'apertura di questo stabilimento quasi come una contropartita per i bombardamenti alleati sulla capitale del 43-44. E quando si apre lo studio della RCA a Roma, inizia una produzione musicale che chiaramente, essendo controllata dal Vaticano su base americana, ha dei connotati molto particolari che andranno non dico a scontrarsi, ma a porsi in netto contrasto con quella che contemporaneamente sarà la produzione milanese, molto più diciamo molto più affine alla piccola industria, molto più legata a discografici ed etichette indipendenti e a studi di dimensioni piccole e medie. Quindi la produzione stessa sarà abbastanza diversa. Se basterebbe andare a dare uno sguardo alle classifiche italiane di quel periodo, vedere quello che fuoriusciva dagli studi della RCA. È quello che negli stessi anni, ad esempio, a Milano veniva prodotto sotto le etichette Ricordi, Durium, PDU, eccetera. Un genere di musica, molto differente. Cioè, spiegacelo E perché cioè, sì, ho giustamente. intuito dove vuoi arrivare, ma mi piacerebbe che... Sì, no, no, hai ragione, hai ragione. Per fare degli esempi, dalla RCA esce un pop molto, per così dire, addomesticato, quindi abbiamo il primo Gianni Morandi, l'Edoardo Vianello che scrive i vari inni estivi per quasi tutto il decennio, e abbiamo molte produzioni cinematografiche, perché la produzione romana è legata da un lato alla RCA, dall'altro a Cinecittà. E quindi abbiamo ad esempio un Ennio Morricone che per Edoardo Vianello fa gli arrangiamenti sotto falso nome per non farsi scoprire dai suoi maestri di conservatorio. E quindi abbiamo da un lato un'innovazione musicale negli arrangiamenti che però allo stesso tempo viene veicolata sotto forma, di canzonette che sono quanto più possibile appetibili al grande pubblico senza portare con sé nulla di, diciamo, di rivoluzionario né di trasgressivo dal punto di vista dei testi. A Milano, nello stesso periodo, gli esempi possono essere invece quelli di Celentano, di Iannacci, di Giorgio Gaber, quindi musica molto più legata al rock and roll di impronta americana, che però allo stesso tempo avrà anche dei legami con la canzone francese, che poi si svilupperà, come sappiamo, dalla scuola cosiddetta genovese dei cantautori. Scuola genovese che tuttavia dovrà comunque appoggiarsi a Milano per la maggior parte delle produzioni discografiche. Quindi c'è anche un discorso geografico italiano tra questi due poli e tra i loro opposti poteri e come questi si bilanciano nel corso degli anni. Quella soprattutto tra la Ricordi e la RCA sarà una sfida che durerà almeno fino alla metà degli anni 70, quando poi entreranno in campo delle figure delle case discografiche indipendenti e il mercato inizierà un po' a disarticolarsi da questi due poli principali. Questa dicotomia tra le due città è molto interessante ed è poi, sono un po' i due poli, no? Del dialogo. Mi
Mi faceva sorridere il discorso, sarebbe da aprire, magari potresti scriverci un prossimo libro, il discorso sugli pseudonimi e i nomi nascosti. Io ricordo quanto mi avesse stupito scoprire i nomi invece quando vengono fuori sopra gli pseudonimi, ad esempio per l'ultimo disco di De André è stato orchestrato da quello che conosciamo come Rocco Tanica, invece si chiama Sergio Conforti ed è un musicista notevole, non l'ultimo, il penultimo, Le Nuvole. Ma Il anche questa penultimo, cosa sì. dei nomi e delle persone che si nascondono dentro i testi e dentro le musiche è molto interessante. Sui tanti nomi, a proposito di grandi nomi che ci sono dentro questo libro, abbiamo detto, però c'è una cosa secondo me molto interessante, cioè questo a proposito di due poli, quello dei musicisti da una parte e quello dei tecnici dall'altra. Nella prefazione che Franco Fabbri ti scrive, tu riprendi una sua frase di un testo dell'85 in cui lui diceva i tecnici sono i responsabili del suono che ascoltiamo. Questa è una cosa di cui tante volte ci dimentichiamo. Allora, visto che di musicisti un po' abbiamo parlato, andiamo un po' su queste figure veramente nascoste, sui tecnici e sugli operativi, che poi sono quelli che in quegli anni lì andavano, mi raccontavi, si trovavano in studio col camice bianco, ad esempio, che è una cosa che pensata oggi fa sorridere. Sì, infatti anche la questione del camice bianco è stata lungamente descritta da Franco Fabbri. Perché avevano il camice bianco? Perché originariamente erano dei tecnici, nel vero senso della parola, quindi era personale tecnico che la mattina entrava in studio e la prima cosa di cui doveva occuparsi era quindi verificare la saldatura dei cavi, collegare. Collegare i jack al banco mixer, verificare appunto che tutto funzionasse bene dal punto di vista tecnico, quindi saldatore alla mano, pinze, chiave inglese e quant'altro. Dopodiché potevano dedicarsi alla registrazione, che in un primo tempo aveva come, diciamo così, come unica esigenza quella di funzionare, quindi di essere una registrazione fruibile che non contenesse suoni estranei a quelli che facevano parte dell'opera discografica, e quindi non c'era neanche tutta questa esigenza estetica fino al periodo di cui ci occupiamo nel libro. Anche in questo caso è un periodo di svolta, proprio perché lo stesso tecnico del suono, lo stesso fonico da camice bianco, quindi da figura essenzialmente artigianale, inizia ad interessarsi dal punto di vista artistico, inizia soprattutto a influenzarlo perché, come ricordava Fabbri, manualmente, praticamente, il fonico è il responsabile del modo in cui il suono arriva sul disco. Quindi un suono che parte dall'emissione, che può essere quella della voce umana, quello di uno strumento, mediato da cavi, microfoni, banchi mixer, nastri, quindi tutti elementi che si frappongono tra l'emissione e la successiva riproduzione. E in questo periodo iniziano anche le sperimentazioni in studio. Si comincia a capire che, ad esempio, la stessa microfonazione di un musicista non è un atto così banale, ma dà luogo a risultati sonori che possono essere diversi a seconda dei materiali utilizzati, ma anche a seconda della gestione dello spazio. E qui rientra in campo lo studio come spazio che si sente nella registrazione. Secondo me, uno dei motivi per cui ci provoca tanta emozione, tanta nostalgia sentire, come si diceva prima, lo scricchiolio di un parquet sotto i piedi nel corso di una registrazione, è perché noi veniamo da una ventina d'anni, anche più, di registrazione molto pura, in cui lo spazio è stato un po' tenuto
tenuto un po' al di fuori, anche perché lo spazio degli studi di registrazione non è più quello di una volta, non ci sono più queste ampie sale riverberanti, ma il più delle volte si lavora in piccoli studi, se non in studi addirittura domestici, quindi in digitale, andando direttamente al computer, o comunque senza agire in uno spazio insonorizzato e quindi avendo anche la necessità di ridurre al minimo il suono dello spazio nella registrazione. Questo negli anni 60 e negli anni 70 non era un problema, anzi si ricercava, almeno fino alla fine degli anni 70, si ricercava di personalizzare molto la registrazione, quindi si riusciva anche a percepire la particolarità dei vari spazi all'interno dell'opera discografica. Infatti sono spazi anche molto simbolici, spesso tu ne fai una breve menzione già nella quarta di copertina, no? Sono suggestivi già solo le vocazioni, passiamo dai castelli alle basiliche. Oggi l'idea che sia tutto dentro un computer fa perdere anche, fa perdere, ci cambia molto la prospettiva anche rispetto a proprio quello che è fisicamente lo spazio dello studio, a come era pensata l'idea che un determinato spazio potesse diventare uno studio. Sì, cambia la prospettiva e cambia anche la socialità che c'è dietro un disco. Chiaramente oggi, lavorando molto a distanza, molte registrazioni vengono effettuate in posti diversi, in momenti diversi, da persone diverse che spesso non si incontrano neanche, quindi non c'è uno scambio vero e proprio tra i protagonisti della registrazione, tantomeno un interplay, quindi un modo di suonare assieme che invece fino all'inizio del periodo in esame era un po' la regola, perché fino all'inizio degli anni 60 si incideva suonando tutti assieme, non c'erano ancora le possibilità di avere le tracce, e questo è il momento in cui viene adottata anche in Italia la registrazione multitraccia, che inizialmente è molto limitata, quindi si parla di due tracce, perciò banalmente una traccia per l'orchestra e un'altra per il cantante. Poi quando aumenteranno si moltiplicheranno anche le possibilità di arrangiamento, l'arrangiamento verrà fatto direttamente sul nastro aggiungendo eventi sonori e molto spesso anche improvvisando. Tra i racconti del libro ce ne sono molti che parlano di questi arrangiamenti nati da lunghe session, ad esempio penso agli album di Pino Daniele della metà degli anni Ottanta, in cui si improvvisava molto, si suonava molto tutti assieme, fino al momento in cui si avvertiva che c'era un'idea musicale valida, ci si bloccava e letteralmente si prendeva il frammento di nastro con quell'idea e ci si lavorava su. Quindi un frammento di nastro diventava un po' l'equivalente di un inciso su pentagramma. Quindi una cosa è immaginare questo oggi con una produzione molto legata alla tecnologia, all'informatica. Un'altra cosa era pensarla in questi spazi di cui parliamo nel libro, quindi spazi come il castello di Carimate che tu stavi citando poc'anzi, che è un po' un emblema di quello che poteva essere lo studio di registrazione al culmine del suo successo. Uno studio di registrazione che diventava quasi come una rockstar, cioè la fama dello studio a volte eccedeva anche la fama degli stessi musicisti che andavano a inciderci. E in questo caso il castello è stata l'esperienza probabilmente più inimitabile in tutto questo periodo di cui ci siamo occupati. Sì, a proposito della socialità di cui dicevi prima, che è un altro tema molto interessante, perché davvero le cose poi nascono incontrandosi. Era Guccini, se non sbaglio, quello che diceva che
l'unica cosa che verificava quando sceglieva dove andare a registrare era che ci fosse una buona trattoria nelle vicinanze per poterci andare con i musicisti tra una sessione e l'altra. Un'altra cosa che è poi il bello di questo libro è che, dice Franco Fabbri, e non solo lui, è probabilmente il primo che fa questo tipo di analisi proprio sulla tecnica della produzione. E trovi, Franco Fabbri lamenta che manchi un po' di studio sistematico su quella che è, nel suo caso, la popular music, ma in generale su tutta questa dimensione della storia musicale. Trovi che ci sia effettivamente questo vuoto di analisi, o forse anche a proposito, se vuoi, sulla scorta di questi cambiamenti in corso, che si stia cominciando a fare una riflessione un po' più approfondita, un po' più seria, e sulle figure che non sono gli artisti con il nome sul disco, e su proprio quella che è la storia musicale vista da questo punto di vista? Scusa il bisticcio di parole. Sì, no, no, cerco di ricollegare i fili della domanda. Allora, se ho ben capito, il discorso di Franco Fabbri è un discorso generale sulla musicologia italiana e soprattutto sulla musicologia che si occupa di popular music. In questo l'Italia ha sicuramente avuto un ritardo rispetto a, diciamo, alle esperienze anglosassoni, che sono state probabilmente anche aiutate dall'esistenza di studi sociali che erano già molto più vicini a questo tipo di espressione musicale. Mentre in Italia abbiamo chiaramente una tradizione musicologica molto più diretta al versante, per così dire, classico. Quindi questo ha fatto sì che per molto tempo o non ci si occupasse affatto della cosiddetta popular music, oppure se ne occupassero dei critici che avevano però una formazione classica, quindi tentavano di interpretarla secondo schemi che non sempre si adeguano a questo tipo di musica, di generi musicali. Io penso che ultimamente è stato fatto un grande passo in avanti in Italia con tutta una generazione di nuovi musicologi, alcuni allievi dello stesso Fabbri, altri provenienti da istituzioni diverse. Penso a, non lo so, al DAMS di Bologna, all'Università di Pavia, ad alcune esperienze anche dell'Università di Roma, più vicine alla popular music. E quindi si spera che anche in Italia ci si sleghi un po', anche dal punto di vista della produzione bibliografica mainstream, ci si sleghi un po' dall'approccio delle grandi biografie e si possa invece dedicare spazio anche a figure, meno indagate, ma anche a fenomeni meno indagati, come può essere appunto quello degli studi di registrazione in Italia. Allora, nell'attesa che Giorgio torni e ci dica se ha altre domande da farti, te ne faccio un'altra io, perché tu sei anche, oltre che uno studioso di un musicologo, possiamo dirlo, sei prima di tutto un critico, scrivi di musica sul Manifesto e non solo. E allora vorrei approfittare un po' di questo discorso che stavamo facendo rispetto al cambiamento della musicologia, per chiederti anche come è cambiata la critica, se la critica ha anche qualcosa a che fare col cambiamento dei supporti, al netto forse dell'allargamento della platea, in qualche modo, che però viene forse dai social, quindi da un'altra dimensione ancora. Però in questo torno d'anni come è cambiato anche quel pezzo di musicologia, perché alla fine poi di fatto di quello stiamo parlando, no? Sì, premesso che io faccio fatica a definirmi un critico, ma faccio fatica a definirmi in generale, quindi. Però sì, anche per la critica vale molto il discorso di Fabbri, che ripeteva tra l'altro proprio in un'intervista che
che mi aveva concesso per il manifesto ripeteva lo stesso principio proprio riguardo alla critica musicale. Anche lì, tradizionalmente, la critica musicale negli anni 60-70 era affidata il più delle volte a critici teatrali, che quindi avevano ben pochi strumenti per orientarsi all'interno di una produzione che proprio in quel momento diventava molto più variegata e molto più imprevedibile. A un certo punto la critica poi ha avuto un po' un momento di forte protagonismo, è successo con la critica d'arte verso la fine degli anni 90, è successo anche con la critica musicale, quindi ci sono dei casi in cui la critica cerca quasi di prevalere sull'opera d'arte. Addirittura nelle arti visive si è parlato di critica come forma d'arte. Questo per la musica lo trovo abbastanza eccessivo, in realtà lo trovo eccessivo anche per l'arte. E ci fa un po' pensare a vecchie battute che hanno un fondo di verità, secondo le quali la gran parte dei critici sarebbero dei musicisti falliti o comunque degli aspiranti musicisti. Io sicuramente rientro in questa seconda categoria. Io personalmente penso che, ad esempio, questa era una cosa che mi aveva suggerito un'attrice che diceva che va bene che un critico teatrale sia un mancato artista, un mancato musicista, a patto che ne sia consapevole, si accosti alle cose che critica con questa consapevolezza. Visto che è tornato Giorgio, io prima di far chiudere lui ti faccio una domanda veloce. Rispetto, appunto, abbiamo detto, qui c'è un'infilata di grandi nomi e di grandi teste pensanti, oltre che di grandi artisti, quindi altro elemento per non perdersi questo libro che vi faccio rivedere, ma non posso non chiederti, ce n'è uno che avresti tanto voluto che ci fosse e non c'è per motivi vari? Risposta secca. Beh, ti chiedo se dobbiamo includere chi non c'è più. Come vuoi, la domanda era volutamente larga apposta. Oddio, no, al di là di chi avrei voluto ci fosse da un punto di vista artistico, sarebbe stato importante poter intervistare un maggior numero di tecnici, dei quali ci sono pochi superstiti in quegli anni. Io, mi riferisco ai grandi tecnici del suono come Bruno Malasoma, Plinio Chiesa, Ezio De Rosa, che hanno fatto veramente la storia e che purtroppo hanno rilasciato poche testimonianze. E non essendoci più, si tratta un po' di un insieme di conoscenze, di esperienze che secondo me andava gestito meglio, andava salvaguardato finché si era ancora in tempo. Davvero, Giorgio? Io ho ascoltato, purtroppo c'era un po' di gente, quindi ho abbassato la mia telecamera per non farvi vedere la gente. Ma no, sì, effettivamente. Poi sono questi i tecnici nell'ultima appunto dichiarazione. Sono un po' queste figure che poi si ritrovano una volta persi, sfortunatamente, perché effettivamente. Così, però avviene un po' in tutti i campi. Prima sentivo che parlavate di critica, anche di storia di arte contemporanea. Qua veramente si potrebbe aprire a non finire una diatriba senza fine. Perché poi, avendo sia amici nel mondo dell'arte, amici artisti, amici critici, c'è sempre una faida tra il creatore dell'opera e chi giudica, l'opera. E quindi dopo diventa sempre poi. E poi si va sempre a finire sul tecnicismo, proprio a chiamare i tecnici, perché poi, parlando di artisti contemporanei,
che magari trattano ancora la figurazione, e quindi si deve pensare ad artisti che richiamano Gustave Moreau piuttosto che i grandi artisti del Seicento nella composizione della natura morta, conoscono molto bene la tecnica, i pigmenti e quant'altro, e dicono: ah, ma i critici contemporanei ormai ne sanno poco nulla, non sanno come si mettono giù appunto la realizzazione del colore, dei pigmenti e quant'altro. Quindi diventa veramente molto complicato, però si perdono poi queste... Ma anche con i musicisti, penso, infatti... no? Che molti tecnici oggi dicano: ma perché i tecnici, i pretesi esperti produttori musicali di oggi non distinguerebbero più gli elementi di come si mette insieme un nuovo pezzo musicale, ad esempio. È il problema, come diceva Francesco, che poi di questi grandi personaggi che oggi non ci sono più, non ci sono neanche testimonianze, perché all'epoca, quando invece facevano il loro lavoro, passava comunque in sordina rispetto al parere dell'opinione pubblica e giornalistica, quindi non sono stati intervistati, oppure c'è poca testimonianza dell'operato sul campo, mi verrebbe da dire. Peccato. Va bene. Francesco, grazie. Tu hai qualcosa da aggiungere? Hai già avuto dei riscontri dall'uscita del libro? Qualche lettore, qualche tuo... Beh, sì, per fortuna ce ne sono stati tanti e per fortuna abbastanza positivi. Il mio dubbio era che una piccola storia degli studi di registrazione in Italia non fosse mai stata fatta, perché non interessava a nessuno, però a quanto pare... E invece c'è interesse, sì. Infatti, appunto, ancora meglio. Sì. Spero che continui a essercene, perché è qualcosa che merita un approfondimento sicuramente. Quello che è nel libro è solo un piccolo assaggio di una storia che merita di essere raccontata in maniera ancor più capillare. Ma stai già lavorando su un altro progetto editoriale o no? No, però continuo a lavorare su questo progetto, perché in realtà il libro è stato poi la base di un progetto di dottorato che finalmente sta iniziando a vedere la luce, che quindi sarà il quadro migliore entro cui sviluppare le piccole idee che sono in questo libro, renderle più organiche, verificarle, insomma farne un lavoro di maggior respiro accademico, per così dire. Anche questo è molto interessante. Allora, un grande in bocca al lupo, Francesco, è stato un piacere, anche se a distanza, di fare due chiacchiere con te. Ringrazio ovviamente la casa editrice IHBU, che ringrazio Chiara, che qui la rappresenta. Ricordo Francesco Brusco, la voce del padrone, suoni e racconti dagli studi di registrazione, con la prefazione di Franco Fabbri, IHBU editore. Libro disponibile anche la libreria Bocca, sì, ce l'ho anch'io qua, ce l'ho, guarda, ingrandiamo così si vede, effettivamente è una cosa molto tipica delle dirette. La scelta dei colori di copertina è tua, Francesco, editoriale? No, è tutto merito degli editori. Però si vede, hanno usato un bel rosa, un bel viola e poi questo giallo evidenziatore di costa, e quindi è ben visibile anche messo di costa. Quindi in bocca al lupo, una buona serata, e noi vi ricordo, con la Social TV ci vediamo domani in presenza in libreria e sempre in diretta sul canale YouTube Libreria Bocca 1775. Una buona serata a tutti, grazie. Buonasera, grazie.